Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie prima di tutto per questa bellissima presentazione dei nostri due assessori, Michele Coppola, assessore della Regione Piemonte, che ringrazio moltissimo per il suo grande sostegno, ringrazio anche l'assessore Maurizio Braccialar, che è l'assessore della città di Torino, entrambi sono stati, devo dire, dei compagni importantissimi in questo percorso, hanno accolto il progetto con entusiasmo fino all'inizio e mi hanno appunto sostenuto insieme sicuramente anche alla provincia di Torino e all'assessore Ugo Perone. Un grazie particolare quindi a voi, un grazie anche al sindaco Piero Fassino, che è stato un interlocutore, si è dimostrato un interlocutore aperto, disponibile, anche lui appunto in questi mesi di dialogo e di lavoro. Ringrazio le istituzioni partner, che sono dei partner fondamentali di Artissima, sono le istituzioni che ci supportano in diversi progetti, la Fondazione CRT per l'arte moderna e contemporanea rappresentata dal Presidente Fulvio Gianaria, ringrazio la Compagnia di San Paolo, qui rappresentata da il Vicepresidente Luca Remmer, e ringrazio la Camera di Commercio di Torino con il Presidente Alessandro Barberis. Grazie per il vostro appoggio. Non sarebbe stata possibile realizzare questa edizione della fiera senza l'appoggio dei nostri sponsor privati, in particolare main sponsor Unicredit. Grazie a voi, grazie a Carla Mainoldi, Unicredit è uno sponsor di Artissima che festeggia appunto quest'anno il decimo anno di sostegno della fiera. E altri importanti sponsor privati sono Illy, che supporta il premio Present Future dedicato appunto all'artista della sezione dedicata ai giovani artisti, ringrazio Iren, Fiat, Lonmart Insurance, che supporta il progetto delle Art Walks in fiera, e tutti gli altri sponsor tecnici che hanno contribuito a rendere unico questo progetto: Carlo Angela, Exclusive Brands Torino, Ferrero Rocher, l'Eclettico che ha allestito la VIP Lounge, Robe di K, T70 che quest'anno appunto ha allestito la nuova piattaforma Context, e Sky Arte HD per il media coverage, e per la collaborazione anche Lingotto Fiere GL Events, appunto con i quali siamo qui al questo bellissimo edificio Oval che ospita per il terzo anno la fiera. Entriamo diciamo nel vivo del progetto. Vorrei raccontarvi brevemente, perché poi appunto avrete occasione di fare la vostra visita della fiera. Ci troviamo in questo momento proprio al centro della fiera, che penso sia anche da un certo punto di vista simbolico, cioè la conferenza stampa è nel cuore della fiera, nella sezione dei giovani con Back to the Future, diciamo ci troviamo in quella che è l'identità di questa fiera, una fiera internazionale importantissima, la fiera italiana più importante appunto all'estero, una fiera che è dedicata alla sperimentazione, alla ricerca, è una fiera che proprio vuole consolidare questa sua specificità in un'epoca in cui nascono delle nuove rassegne internazionali, nuovi paesi emergenti. È fondamentale consolidare la propria specificità e la propria unicità, e Artissima è una fiera che si è sempre saputa distinguere da questo punto di vista. Quest'anno abbiamo allargato, quindi siamo cresciuti, ci sono 172 gallerie presenti in fiera, 53 gallerie italiane e 119 gallerie straniere. Vorrei appunto sottolineare l'allargamento geografico, ci sono diversi paesi e diverse gallerie che partecipano per la prima volta, vorrei appunto sottolineare partecipazioni come quella di una galleria dal Brasile, dal Guatemala, dall'Arabia Saudita, dal Marocco, 3 gallerie israeliane e molte gallerie dell'Europa dell'Est. Quindi insomma l'allargamento geografico quest'anno ha caratterizzato, appunto, caratterizza questa edizione d'Artissima da diversi punti di vista, come vedrete, non soltanto le gallerie ma anche i curatori e i collezionisti presenti. Main section rimane la galleria dedicata alla sezione dedicata alle gallerie consolidate,
Come sapete, appunto, abbiamo mantenuto queste quattro sezioni, quindi main section, new entries dedicate alle gallerie che hanno un'attività, diciamo, negli ultimi, che sono state fondate meno di 7 anni fa, quindi gallerie giovani, e poi ci sono 20 gallerie di present future, che sono gallerie che ospitano delle mostre monografiche di artisti giovani selezionati da un comitato curatoriale composto da 5 giovani curatori molto attivi internazionalmente, e anche qui, appunto, vorrei nominarli: sono Luigi Fassi, Erika Cook, Freddy Fishley, Inti Guerrero e Sara Rifchi. Quindi Sara Rifchi è una curatrice egiziana, Inti Guerrero è colombiano, Freddy Fishley svizzero, Erika Cook è statunitense. Quindi, diciamo, questo allargamento geografico, questo, diciamo, anche la loro provenienza ci ha permesso di coinvolgere diverse gallerie nuove. I Present Future, l'artista vincitore della sezione Present Future otterrà il premio Illy, che è questo premio particolare che viene messo a disposizione un artista, e quest'anno verrà caratterizzato verrà data la possibilità all'artista vincitore di presentare poi un progetto, una mostra l'anno prossimo, in coincidenza di Artissima 2013 al Castello di Rivoli. E c'è appunto una commissione che seleziona di curatori importanti internazionali che selezionerà l'artista vincitore. Ultima sezione di Artissima è la sezione Back to the Future, che è dedicata ad artisti degli anni 60 e 70. Anche questa oramai fa parte dell'identità d'Artissima, è una sezione molto molto importante, ed è una sezione che io definisco giovane. Non, ovviamente sono artisti che non sono giovani, presentiamo soprattutto in questi casi lavori degli anni 60 e 70, perché crediamo sia fondamentale creare un dialogo fra queste generazioni. In alcuni casi sono artisti che, nonostante siano delle figure importanti nella storia dell'arte, non hanno sempre avuto la giusta visibilità, però sono figure che hanno influenzato le giovani generazioni. È proprio questa caratteristica la vogliamo sottolineare, e quindi vogliamo sottolineare come il loro lavoro continua ad essere un lavoro nuovo. Back to the Future sarà anche alternata dalle presenze di 3 librerie antiquarie che presentano, appunto, approfondiscono la sezione con documenti, libri ed edizioni relative soprattutto agli anni, appunto, negli anni 60 e 70. Novità di quest'anno è la piattaforma Context, che è uno spazio nuovo dedicato alle edizioni, alle riviste e anche alle edizioni d'arte. Normalmente le riviste vengono relegate in spazi secondari della fiera. Noi pensiamo che questo sia un peccato, perché ovviamente sono in grado di dare un servizio interessante, un approfondimento ai visitatori, ed sono quindi una presenza che va valorizzata. La piattaforma Context vuole essere proprio questo, vuole essere uno spazio dedicato all'esperienza del visitatore, un punto di dialogo, un punto di incontro, un punto per, appunto, dove sfogliare le riviste e chiacchierare anche, perché no. E quest'anno, appunto, nella piattaforma Context ci sono un numero importante di edizioni e riviste, e al tempo stesso all'esterno anche un gruppo di gallerie che portano edizioni d'arte, nello spirito, insomma, di Artissima, che è quella anche di avvicinare il pubblico all'arte contemporanea. Avere questa opportunità di presentare delle edizioni d'arte di qualità, perché appunto sono 5 spazi internazionali, è assolutamente una cosa che abbiamo un'occasione che abbiamo voluto cogliere. Continuiamo anche quest'anno con un'importante serie di presentazioni e di incontri che animeranno la fiera. Da una parte il Meeting Point della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea, appunto CRT, che ospiterà una serie di appuntamenti, in particolare 3 sono le Art Questions che Artissima ha prodotto, ma anche un'altra serie di appuntamenti
sui temi, diversi temi della contemporaneità con diversi ospiti importanti. Le Art Questions di Artissima in particolare vogliono approfondire dei temi che sono temi particolarmente rilevanti oggi, per esempio la questione istituzionale, i musei, le difficoltà dei musei, in particolare in Italia. Quindi abbiamo invitato dei direttori di musei internazionali per provare ad immaginare o a trovare delle alternative su come affrontare la gestione del museo e dell'istituzione in questo momento. Affrontiamo temi come le questioni generazionali, quindi tra artisti, ma anche l'identità degli spazi alternativi e quelli che possono essere i loro obiettivi. Come appunto vi ho detto prima, continueranno i percorsi, le Art Walks, che vogliono coinvolgere i visitatori, il pubblico, perché Artissima appunto ha questo ruolo rispetto anche ad un pubblico allargato, e ci saranno dei collezionisti e dei curatori che attraverseranno la fiera e permetteranno appunto di scoprire approcci, tematiche, lavori particolari attraverso la loro, ovviamente, la loro visione molto, molto personale. Anche nel Book Corner, che è un altro spazio dedicato agli incontri, che affianca la zona Context, dove in questo caso ci saranno diverse appunto istituzioni, ma anche personaggi che presenteranno importanti volumi o nuovi libri, e anche questo appuntamento all'interno del Book Corner sarà sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Per chiudere la struttura della fiera, perché ci sono troppe iniziative ed è difficile veramente permettervi di, in qualche modo è difficile descriverle tutte, musei, mostra è un'altra sezione da in qualche modo da presentare. Si tratta di una sezione che porta i musei e le istituzioni del territorio in fiera, e non lo fa soltanto, non le vuole semplicemente presentare per permettere loro di distribuire dei dépliant, ma invece lo fa con una modalità molto interessante. Gli permette di portare un'opera delle loro collezioni, e questo sicuramente per il pubblico della fiera un ulteriore arricchimento. E oltre a questo ci sarà un dipartimento didattico, ci sarà un progetto didattico intitolato Zona Arte, che darà l'opportunità al pubblico di partecipare gratuitamente a dei percorsi didattici, quindi nella zona dei musei, e quindi di avere l'occasione di incontrare queste importanti, di incontrare e confrontarsi con le loro importanti opere. Quest'anno, forse una delle caratteristiche del programma che abbiamo creato in occasione d'Artissima è stata proprio la volontà di coinvolgere i collezionisti. Sappiamo che i collezionisti sono il motore di una fiera. Grazie alla presenza di collezionisti importanti, le gallerie possono continuare a prendere forza, quindi a continuare a portare progetti importanti, ad essere coraggiosi. E proprio per questo abbiamo voluto invitare numerosi collezionisti stranieri a Torino, siamo arrivati ad invitarne quasi 180, appunto tutti dall'estero, in molti casi collezionisti nuovi che sono venuti a Torino per la prima volta. E per farlo abbiamo pensato che fosse necessario non soltanto creare una fiera coinvolgente, mantenere la qualità della fiera della proposta culturale in fiera, ma anche di coinvolgere tutto il territorio, quindi l'intera città. Sappiamo che chi viene a Torino per Artissima, ma si aspetta anche, vista la fama e la reputazione di Torino come città principale del contemporaneo in Italia, si aspetta di visitare le mostre nelle principali istituzioni. Le istituzioni continuano a presentare un programma interessante, però sì, e sicuramente non è un momento facile con i tagli alla cultura. La città si trova spesso, le istituzioni si trovano spesso
a dover prolungare le loro mostre. Per questo abbiamo pensato che potesse essere un'occasione per Artissima di collaborare con le istituzioni per arricchire ulteriormente il loro programma, e quindi il nostro budget complessivo, diciamo, dedicato all'iniziativa curatoriale l'abbiamo voluto condividere con le istituzioni e creare un percorso comune. Si tratta di una mostra che si intitola It's Not the End of the World, che appunto è una mostra che comprende 5 progetti di 5 artisti internazionali nelle relative istituzioni, che sono il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, la GAM, Galleria d'Arte Moderna, la Fondazione Merz, la Fondazione Sandretto Rere Baudengo e Palazzo Madama, che ospiterà il progetto curato da Artissima. Infatti sono tutti progetti curati indipendentemente dalle istituzioni, però sotto questo cappello comune che vuole guardare ironicamente alla fine del mondo, questa profezia maia appunto prevista per fine dicembre, quindi tra poche settimane, però al tempo stesso lo vuole fare in maniera ottimistica, cioè guardiamo oltre, e non è la fine del mondo, cerchiamo di sdrammatizzare questo momento difficile e cercare di trovare delle strategie alternative per superare questo momento. E il progetto vede appunto 5 interventi di 5 artisti diversi. Al Castello di Rivoli il progetto di Paola Pivi a cura di Davide Trapezzi, alla GAM, Galleria d'Arte Moderna, il progetto di Valeri Kosliakov a cura di Anna Musini e Gregorio Mazzonis, alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo Ragnar Kjarstansson, alla Fondazione Merz Zeina El Khalil a cura di Maria Centonzi, appunto, e il progetto a Palazzo Madama di Dan Perjovski, che ho curato io stessa. Sono progetti molto, molto diversi, che vanno dall'installazione, alla performance, al video, ma sono quasi in tutti i casi progetti realizzati specificatamente per questa occasione. Quindi ringrazio moltissimo i direttori dei musei, ringrazio Danilo Ecker, ringrazio Beatrice Merz, ringrazio Patrizia Sandretto Rere Baudengo, Mariano Boggia e sicuramente anche la dottoressa Enrica Pagella. Questa idea di allargare Artissima al territorio e quindi di darsi reciproca forza tra fiera e istituzioni e quindi mondo dell'arte contemporanea è un'idea che appunto quest'anno ha preso piede non soltanto nel progetto principale It's Not the End of the World, ma che ha avuto in qualche modo una sua costola anche nel progetto Artissima Lido. Artissima Lido è un progetto dedicato ad artisti giovani, internazionali, è sempre stato un progetto sperimentale che ha avuto luogo anche l'anno passato nella zona del quadrilatero romano. Quest'anno abbiamo voluto strutturarlo e ancora una volta continuare con quest'idea del coinvolgimento istituzionale, e quindi abbiamo invitato 5 spazi alternativi internazionali provenienti da città come appunto Città del Messico, per esempio Soma, lo spazio Soma di Città del Messico, Irma Web Club di Parigi, 98 Weeks di Beirut, Public Fiction di Los Angeles e Out Italia Southeast. Li abbiamo invitati a Torino e gli abbiamo fatti permesso di visitare degli spazi bellissimi, dei piccoli musei appunto del quadrilatero, musei atipici per il contemporaneo, però particolarmente interessanti per il dialogo che possono offrire con l'arte contemporanea. E sono l'Archivio di Stato, il MAU, Museo d'Arte Orientale, il Museo Diffuso della Resistenza, il Museo della Sindone e il Museo di Antichità. È un progetto che ho curato con Francesca Bertolotti e che ha visto appunto questo coinvolgimento entusiasta dei 5 collettivi internazionali che hanno pensato a realizzare degli interventi specifici in dialogo con l'identità degli spazi. Quindi non si tratta soltanto di mostre ospitate, ma di mostre che dialogano quindi con la Sacra Sindone, con l'idea della Sacra Sindone, con l'Archivio di Stato e l'idea della trasmissione della memoria. Quindi sicuramente un'occasione per incontrare artisti, vedere il lavoro di artisti giovani, spesso neanche rappresentati da gallerie, però in un contesto davvero, davvero atipico.
Il progetto di Artissima Lido non sarebbe stato possibile senza la collaborazione della Camera di Commercio di Torino, certamente dell'Alliance Française, del British Council, du Parc Contemporary Suites e Sound Division. Quindi ringrazio tutti e spero che sarà parte della vostra esperienza della fiera anche quella di percorrere la città e queste 10 istituzioni che ospitano le mostre legate ad Artissima. Vorrei ringraziare, prima di chiudere perché dovremmo iniziare con la nostra visita della fiera, ma vorrei ringraziare velocemente le gallerie partecipanti perché quest'anno si sono dimostrate davvero, continuano a dimostrarsi coraggiose nei loro progetti. Ci sono bellissimi progetti, anche molti stand monografici, molti stand veramente ben allestiti e ben curati. Ringrazio le gallerie torinesi presente d'Artissima e vorrei ricordare che sabato dalle 18 ci sarà la notte delle arti contemporanee che coinvolgerà tutte le gallerie della città. Vorrei farvi notare, appunto, probabilmente l'avrete già notato, il nuovo logo di Artissima, che è un logo disegnato dallo studio Tassinari Vetta, da Leonardo Sonnoli in collaborazione con Irene Bacchi, che consolida l'identità di Artissima, quindi la parola Artissima è quello che sta a significare, però la mette anche in un contesto di dinamismo legato alla contemporaneità, che è insomma un punto fondamentale di Artissima. Ringrazio due figure che di grande sostegno, che hanno appunto collaborato con Artissima, che sono parte di Artissima e rappresentano un sostegno fondamentale, sono il dottor Adriano Darè della Fondazione Torino Musei e Beppe Coppa, che è l'amministratore unico di Artissima SRL. E vorrei ringraziare tutto lo staff al femminile che caratterizza quest'anno Artissima, siamo tutte donne, abbiamo lavorato con grande una casa rosa, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e grande passione dai nostri fantastici uffici stampa, Paola Manfredi e Daniele Matteo, tutte le ragazze che sono parte di Artissima e che ho ereditato, sono molto felice di aver ereditato, hanno saputo accompagnarmi in questo percorso anche faticoso, visto che abbiamo lavorato con delle tempistiche strettissime. La colonna portante è Arula Perolo, una figura che è storica oramai di Artissima. E tutte le mie colleghe Giuditta Zaniboni, Laura Pongiluppi, Nicoletta Esposito, Teresa Tazzetti, Afrodite Comidu, Francesca Bertolotti, Laura Vincenti, tutte le assistenti ovviamente del nostro staff, gli stagisti e tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto veramente con così tanto entusiasmo. E chiuderei passando la parola a Claudio Mainolfi di Unicredit, un saluto da parte del nostro main sponsor.